Allora, buongiorno a tutti, spero che siate riusciti a entrare dopo questo piccolo problema. Quanto ho capito la mail non è arrivata oppure non c'era la possibilità di accedere. A questo punto alcune informazioni di carattere organizzativo e poi iniziamo con qualche esempio pratico come al solito. Allora, innanzitutto, la soluzione del laboratorio non è stata ancora pubblicata. Aspetto ancora un attimo a pubblicarvela perché vorrei mandarvi, oltre alla soluzione, anche i test. E ovviamente prima vi devo spiegare come funzionano i test, in modo che poi siate in grado di leggerli e di capire come funzionano. Quindi, entro mercoledì vedremo i test e quindi vi pubblicherò la soluzione, i test e riceverete via email anche l'esito dei test. Quindi un po' di pazienza e riceverete anche quello. Altro dettaglio, vi avevo detto che ci sarà, ve l'ha anche ripetuto l'ingegner Monti nella presentazione di venerdì, una piccola estensione, quindi altri esercizi che possono essere fatti, diciamo, da adesso fino al venerdì, non di questa settimana, ma di quella successiva, quindi quando ci sarà il prossimo laboratorio. Stiamo rivedendo gli ultimi dettagli perché sono esercizi nuovi che l'anno scorso non erano presenti e quindi prima di darveli, di assegnarveli, volevamo fare una piccola verifica interna in modo che non ci siano ambiguità o errori. Quindi ragionevolmente tra oggi e domani riceverete la notifica del nuovo esercizio. Il nuovo esercizio sostanzialmente sarà un'estensione di quello vecchio, quindi quello dell'università, per cui all'interno del vostro repository vi troverete un nuovo file HTML con dei nuovi requisiti, una nuova classe e dovrete lavorare su quella. No, non vi dico di più perché poi comunque avrete la possibilità di leggere i requisiti direttamente anche voi. Terzo aspetto, l'orario o il calendario ufficiale prevede di fare sostanzialmente 3 giorni di lezione questa settimana, quindi noi per questo corso faremo lezione oggi, lezione in diretta intendo, oggi e poi mercoledì. E per quanto mi riguarda ci sarà una sospensione, quindi il prossimo appuntamento in diretta è non questo venerdì, ma quello successivo. Nel frattempo, quindi nei 10-12 giorni da oggi fino al prossimo venerdì, vi pubblicherò delle nuove lezioni preregistrate. Per svolgere il laboratorio che vi verrà presentato tra 2 venerdì, sono sufficienti i concetti che avete ricevuto nelle lezioni fino a oggi o comunque fino a ieri, più ovviamente gli esempi che vedremo oggi, ma questi sono, diciamo, aspetti più applicativi e di dettaglio su cui è più facile avere un'interazione andando a ragionare su degli esempi di codice piuttosto che su delle slide. Quindi per il prossimo laboratorio sono sufficienti i concetti dell'ereditarietà che abbiamo visto finora. Ovviamente a questo punto inizieremo a vedere nuovi argomenti che saranno utili poi per il laboratorio ancora successivo. Quindi se avete visto le lezioni fino adesso dovreste essere a posto per il prossimo laboratorio e a maggior ragione anche per l'estensione del primo laboratorio che è quella che vi pubblicheremo tra oggi e domani. Domanda in chat, ci sarà una nuova classe di esempio? Sì, ci sarà una nuova classe di esempio in cui sono messi i nuovi metodi da utilizzare. Non so se ci sono altre domande.
così organizzative più generali. Ok, se non ci sono domande, a questo punto passerei a qualche esempio. Allora, non dovrete fare nessun import di alcuna classe, troverete una nuova classe e dei nuovi requisiti nel repository. Quello che dovrete fare sarà sostanzialmente, ve lo faccio vedere direttamente su Eclipse, quando avrete il vostro progetto, l'unica cosa che dovete fare per poter portare sul vostro PC i nuovi esempi è quello di andare a fare un clic destro sul progetto, andare a scegliere Team e poi Update. Questa è un'operazione che sostanzialmente prende le modifiche che sono presenti sul repository e ve le mette in locale. Sono file nuovi, quindi non ci sono modifiche dei file esistenti, quindi non dovrebbero interferire in alcun modo con tutto quello che avete scritto finora. Vi consiglio ovviamente di fare un commit di tutto quello che avete fatto finora. I test, domanda che leggo in chat, verranno fatti sulla nuova, scusate, sulla prima versione, quindi su quella di cui avete visto la soluzione venerdì scorso. Ovviamente vi verranno assegnati adesso il nuovo lavoro da fare, quindi i test ovviamente verranno fatti sulla parte preesistente. Su quello che è presente nel repository, diciamo, a oggi o comunque entro domani mattina. Quindi se volete ricevere l'esito dei test, se non l'avete già fatto, fate un commit dei vostri esercizi in modo che i test possano andare ad attingere a quanto avete messo sul repository. Se fate il commit con i nuovi requisiti non dovrebbe succedere nulla perché in realtà voi lavorerete sostanzialmente su una classe nuova, aggiuntiva, e quindi i test verranno eseguiti su quella, la classe University su cui avete già lavorato prima, quindi ragionevolmente sì, potreste andare a correggere qualcosa, quindi i test saranno avvantaggiati, però in linea di massima le cose, le parti nuove verranno fatte sulla classe nuova e quindi la classe vecchia, salvo correzioni che magari vi accorgerete di dover fare, non dovrebbero essere toccate. I test non influenzeranno l'esame? La domanda che leggo è questa. Non so se la interpreto nel modo giusto. L'esito di questi test, quindi dei laboratori che voi consegnate durante il corso, non avranno nessuna influenza sul voto finale. Okay. Se questa è la domanda, la risposta è no, non c'è nessuna parte dei test che va a influenzare il voto finale. Ovviamente l'esame finale sarà basato sui test e quindi è importante per voi fare pratica import dei progetti, quindi quello che si chiama checkout, il commit, esecuzione dei test, capire come funzionano, capire come andare a risolvere i problemi che vengono identificati, perché poi quello è il meccanismo di base che permette di fare l'esame. Per il momento la mia assunzione, o diciamo più speranza, è quella di poter fare gli esami esattamente come gli anni scorsi in laboratorio. Per
Vedremo, diciamo, tra un mesetto come evolve la situazione e quindi capiremo se questo è possibile oppure se dovremo studiare dei meccanismi alternativi. In ogni caso, l'esame è un esame di programmazione, quindi ogni pratica ulteriore che fate di scrittura del codice, di esecuzione di test e loro interpretazione è un qualcosa che vi servirà all'esame. Quindi più esercizi fate, meglio è. Ok, altre domande sull'organizzazione generale del corso? Direi di no. A questo punto, torniamo a quello che è invece l'argomento principale, ovvero Java e l'ereditarietà. Allora, domanda sulle classi locali. E sull'accesso agli attributi. Lo possiamo vedere qui, vi metto un public static void main string quadre args, ve lo allargo così si legge meglio. Immaginiamo di avere un'interfaccia che ha un metodo int m. Okay. Io posso andare a definire quella che è una classe anonima con questa scrittura, quindi vado a dichiarare un riferimento object di tipo i uguale a new i aperta chiusa tonda. Ovviamente se mi fermassi qua sarebbe un errore perché i è un'interfaccia che quindi è sostanzialmente equivalente a quello che è una classe astratta in cui lo vediamo evidentemente qua, manca l'implementazione del metodo m e quindi è un qualcosa che non può essere istanziato perché è incompleto. Quello che posso fare è andare a creare una classe anonima che implementa l'interfaccia i, quindi metto una coppia di graffe e vado a definire l'implementazione del metodo m, quindi int m e a questo punto metto le parentesi graffe che mi dicono che cosa fa il metodo m in questa nuova classe anonima. Ad esempio, un return di 1. Scusate, i metodi sono tutti pubblici, se lo mettevo così era con visibilità di package, quindi implicitamente tutti i metodi definiti dentro un'interfaccia sono pubblici e quindi quando li implemento devo anche mantenere questa visibilità. La regola vale per l'ereditarietà in generale, una classe derivata non può ridurre la visibilità di metodi che sono ereditati. Eventualmente la può espandere, ma non la può ridurre. Quindi, tornando al nostro esempio, questo è un oggetto. O meglio, obj è un riferimento a un oggetto di una classe anonima, nel senso che non ha un nome vero e proprio, che implementa l'interfaccia i. Sostanzialmente è come se il compilatore da qualche parte avesse dichiarato una static class anonima. Ve lo scrivo così, ma in realtà il compilatore genera dei nomi particolari, che
implements i e poi sostanzialmente contiene questa cosa qui. E sostanzialmente qui in realtà è come se avessi scritto i obj uguale new anonima. Equivale circa a questo. Dentro una classe anonima io ho la possibilità, essendo una classe locale, posso fare riferimento a degli attributi dell'oggetto, ovviamente, ma posso fare riferimento anche alle variabili locali. Okay. Essendo definita dentro questo, questo metodo, la classe ha la visibilità delle variabili locali di questo metodo. Quindi io posso andare a definire una variabile int locale e gli diamo un valore di 5. E qui ovviamente posso fare un return di 5. E tutto questo va bene. Cosa succede? Succede che normalmente quando la classe viene creata, la mia classe anonima viene messa qui, la cancello da qua e la metto locale, così è più semplice. C'è un return di 5, non posso dichiararla statica ovviamente, ma devo dichiararla semplicemente classe. Return di 5, scusate, non di 5 ma di locale. Nella classe interna anonima cosa succede? Che il compilatore vede che qui c'è un riferimento a una variabile locale e sostanzialmente cancella questo e mette dentro il valore di questa variabile il valore attualmente contenuto della variabile locale, che è 5. E quindi è come se effettivamente qua mettesse un 5. Il problema, e torniamo a un esempio che avevamo visto un po' di lezioni fa parlando delle classi annidate, è se io stampo il valore di obj.m, in questo caso ovviamente il risultato sarà un nostro bel 5, ovvio, e banale questo output. Cosa succede se io invece provassi a dire locale uguale a 42 e poi provassi a stampare il risultato? Qui che risultato dovrei poter ottenere? Ottengo il risultato di 42, cioè l'ultimo valore della variabile locale, oppure ottengo il risultato di 5, che era il valore quando io ho dichiarato questa classe? È una domanda legittima. Per questo motivo, se notate, per evitare l'ambiguità, il compilatore mi dice non puoi farlo. Non puoi farlo, però non me lo dice qua, perché locale, vedete, è dichiarato come una variabile normale, non è una variabile final, quindi io la posso modificare. Quello che mi dice il compilatore, scusate, vedo un output, eccolo qua, scusate. Ecco, il compilatore mi dice, ecco, ve lo faccio vedere qua, la variabile locale definita in uno scope esterno, che quindi racchiude questa classe, deve essere final o effettivamente finale. Quindi
Per evitare questa ambiguità, Java prevede che le variabili locali che sono utilizzate all'interno di una classe anonima locale devono essere finali oppure effettivamente finali. Se io non metto questa assegnazione qua, la variabile locale è a tutti gli effetti come se fosse finale, viene inizializzata e poi non viene più modificata. Per cui io posso fare riferimento a variabile locale anche se non è finale, perché in effetti, andando a osservare il metodo, è come se lo fosse perché non viene mai modificata. Ovviamente io posso anche, e se voglio essere tranquillo, lo posso fare, andare a dire che questa è final. Non qui, prima del tipo. Posso dichiarare che locale è final, quindi questa scrittura sarà sicuramente corretta, nel senso che se una variabile locale è final, la posso utilizzare senza problemi all'interno di una classe locale. Ovviamente l'errore a questo punto si sposta qua sotto perché cerco di modificare una variabile final. Okay? Per cui il problema qui è dovuto a una scelta di chi ha deciso di come implementare le variabili locali, scusate, le classi anonime locali in Java, volendo evitare qualunque ambiguità. Per cui voi avete scritto 5 perché vi sembrava più naturale, a me magari veniva in mente 42 perché in realtà il valore è stato cambiato. Quindi, chi ha progettato Java ha deciso evitiamo ogni ambiguità, le variabili locali devono essere final. Allora, la variabile è final e quindi io non posso modificarla all'interno dell'implementazione dell'interfaccia. Quindi, se io qui cercassi di fare un locale più, lui mi dice no, guarda che locale è final. E quindi vietato. Ovviamente questo mi dà qualche limite, nel senso che perché non permettere questa operazione? Adesso lo mettiamo da parte, però ci sono dei trucchetti per aggirare questo limite. Quindi, ovviamente, noi locale 42 non lo possiamo chiamare perché la variabile deve essere o dichiarata finale oppure deve essere effettivamente finale. Quindi, per forza, non posso fare il più lì e non posso andare a modificare la variabile. E quindi, per forza, dovrà stampare 5. Quindi, il valore che viene utilizzato all'interno dell'implementazione di questa interfaccia, l'implementazione che abbiamo detto è anonima, è quello che è disponibile nel momento in cui viene creata la classe. Altra domanda che leggo in chat è indifferente avere il riferimento dell'interfaccia della classe anonima? Allora, in astratto direi di sì. In pratica, essendo anonima, la classe non ha un nome e quindi io qui posso utilizzare soltanto il nome dell'interfaccia. Essendo anonima, per definizione, non sappiamo come si chiama e quindi non possiamo scrivere il suo nome. Per cui dobbiamo utilizzare un riferimento non alla classe specifica, ma a una sua superclasse, sfruttando quello che è il polimorfismo. Piccola parentesi. Gli esempi delle classi anonime solitamente vengono fatti utilizzando delle interfacce, perché questo è il modo più comune con cui vengono utilizzate. In realtà io posso andare a definire una classe anonima a partire da qualunque cosa, anche un'altra classe. Il fatto è che normalmente, essendo anonima, io non so quali sono i suoi metodi, quindi per poterla utilizzare devo utilizzarla attraverso un riferimento a una classe di base o un'interfaccia di base, quindi
Una classe anonima non può definire nuovi metodi perché non potranno mai essere invocati. Ovviamente io posso andare a fare riferimento, ve lo metto qui, static int, statica uguale 55. E posso fare riferimento tranquillamente alla variabile statica facendo locale più statica. Il risultato sarà ovviamente che stampo 5 più 55, cioè la variabile locale più la variabile statica. Quello che posso fare però sulla variabile statica è fare un statica più più. Perché il vincolo delle variabili che devono essere finali o effettivamente finali è imposto esclusivamente sulle variabili locali. Sulle variabili statiche o eventualmente di istanza, quindi gli attributi, questo vincolo non c'è. Per cui, facendo riferimento alla variabile statica, avrò 61 e poi 62, perché ogni volta l'incremento. A questo punto vi faccio un altro esempio. Avete ragione, non so come mai. Eccolo qua. Nella condivisione dello schermo ogni tanto salta qualche pezzo. Scusate, ma io vedo lo schermo e soltanto in seconda battuta vedo quello che è condiviso. Ok, adesso si dovrebbe vedere. Allora, l'ambiguità che abbiamo visto adesso sul risultato, ovviamente all'interno di una variabile di un unico metodo, può avere più o meno senso. Okay? Vi faccio un altro esempio. Immaginiamo di avere un metodo. Public static che restituisce come risultato un oggetto di tipo i, cioè ovvero un oggetto di una classe che implementa l'interfaccia i. Costruisci oggetto. Scusate un attimo. Eccomi, scusate. Allora, qui abbiamo un costruisci oggetto. Un return di new i, aperta chiusa tonda, aperta graffa, return di 5. Ho dimenticato il metodo, public int m. Allora, in questo caso non ci sono problemi, okay? Restituisce un oggetto che contiene un metodo che ci restituisce una costante. La cosa è leggermente più complicata se io qui vado a definire una variabile intera.
chiamiamola j uguale 6 e qui andiamo a restituire j. A questo punto, se io ho il mio oggetto di tipo i, quindi costruito uguale costruisci oggetto, quando vado a chiamare il metodo m sull'oggetto costruito, cosa ottengo? Beh, ovviamente otterrò il valore 6, questo è abbastanza facile da dedurre. Però vi faccio osservare che quando viene chiamato questo metodo m in questo punto, la variabile j che è restituita qui dentro non esiste più. Perché? Perché il metodo costruisce oggetto è terminato e quando termina un metodo tutte le sue variabili locali spariscono. Quindi è ovvio che il meccanismo che viene utilizzato in Java per andare a costruire una classe anonima nel momento in cui la classe faccia riferimento alle variabili locali è sostanzialmente eliminare tutti i riferimenti alle variabili locali e sostituirli con il loro valore. In questo modo l'oggetto, una volta restituito, è ancora valido perché non ha più riferimenti a variabili locali che, finito il metodo, non esistono più. Domanda: non mi è chiara l'utilità di questi costrutti? Benissimo, adesso ci arriviamo. Quindi, ricordatevi che ogni volta che io ho una classe anonima, questa in pratica prende una copia delle variabili locali nel momento in cui viene creata e quelle variabili locali sostanzialmente non vengono più utilizzate. Per cui il problema qui è che se queste variabili locali non sono finali, nel momento in cui viene creata la copia, potrei avere un valore che poi dopo viene modificato e quindi avrei, esattamente come prima, l'ambiguità sul fatto che quel valore venga o meno utilizzato nella sua ultima versione o in quella originale. La regola è: prendo il valore in questo momento, quindi quando è 6, e non lo posso più modificare, così non ci sono ambiguità su quel valore che viene utilizzato. Domanda. Quindi costruisce oggetto, ritorna un'interfaccia i. Allora, non esattamente, il tipo del valore restituito dal metodo costruisce oggetto è i. Quello che restituisce il metodo non è un'interfaccia, ma bensì un oggetto di una classe anonima che implementa l'interfaccia i. Quindi per brevità diciamo che costruisce oggetto e restituisce un'interfaccia i. In realtà la dizione più completa e corretta è il metodo costruisce oggetto restituisce un oggetto di una classe anonima che implementa l'interfaccia i. Alla riga 38 stiamo dichiarando esattamente questo, che costruisce oggetto è un metodo statico, pubblico, che restituisce un oggetto che implementa l'interfaccia i. Tenete conto che io qui invece di mettere i, ma in qualunque metodo, quando definisco che restituisce un tipo che corrisponde a una classe oppure un'interfaccia, sto dicendo che restituirò un oggetto che appartiene a una classe
che è esattamente quella, oppure una sottoclasse. Allora, la domanda. Perciò ogni volta che scriviamo un'implementazione di i si crea una nuova classe anonima? Sì. Qui è una dichiarazione di una classe anonima che è diversa da quella che avevamo dichiarato, io riduco un po' il codice, qua su in cima. Quindi sono due classi distinte, due varianti di classi che implementano l'interfaccia I. Quindi io tutte le volte che voglio, in diversi punti del codice, posso andare a creare una classe anonima che implementa I e tutte quelle volte saranno classi separate. Ora, è ovvio che tutte le volte che chiamo il metodo costruisce oggetto, non è che viene inventata una nuova classe anonima, la classe anonima viene, definita in fase di compilazione, quindi questa è una classe e tutte le volte che chiamerò il metodo costruisce oggetto restituirò un oggetto della stessa classe anonima. Il metodo non dovrebbe trovarsi dentro l'implementazione di I? No, perché sostanzialmente I è un'interfaccia che prevede un metodo M. Qui ho un metodo che costruisce un oggetto che implementa I, quindi lo posso mettere dove voglio. Attenzione, l'ultima frase che leggo sulla chat è: in questo caso restituiamo un'interfaccia che implementa un metodo M. Allora, dire che restituiamo un'interfaccia che implementa un metodo M è un modo abbreviato di dirlo. Io restituisco un oggetto di una classe che implementa un'interfaccia e quindi questo oggetto avrà un metodo M perché il metodo M è definito nell'interfaccia. Io qui, quando vado a fare questa dichiarazione, il compilatore crea una classe anonima, esattamente come qua, quindi lo riscrivo qua sotto, quindi equivale a classe anonima 2, implementa i, restituisce j. In realtà J viene sostituito dal valore 6 e poi vado a definire l'oggetto che è uguale new anonima 2 e poi faccio ancora un return di oggetto. Queste 5 righe equivalgono a questa serie di statement. Il risultato è sostanzialmente lo stesso. È come se ritornassimo al valore restituito dal costruttore della classe anonima. Allora, in realtà il costruttore non restituisce nulla, il costruttore costruisce bassa, però è come se restituissimo l'oggetto che è costruito dalla new e poi è inizializzato dal costruttore. In questo caso non c'è il costruttore perché non saprei come chiamarlo. Quindi sulle classi anonime io non posso definire un costruttore semplicemente perché il costruttore dovrebbe avere il nome della classe, ma io non so come si chiama perché è anonima. Quindi è un costruttore di default che non fa nulla. Allora, io obj uguale a new di questo, scusate, in realtà è uguale a quello che c'era sopra, semplicemente. Allora, se io scrivessi soltanto questo, lo riscrivo un attimo sopra giusto per farvi vedere, lo chiamo X invece di obj,
se io mi fermassi qua, il compilatore giustamente mi dice non posso istanziare il metodo i. Perché i è un'interfaccia, quindi manca l'implementazione dei metodi. Quello che posso fare, ok, non posso istanziare un'interfaccia. Quello che posso fare è fare new i e poi andare a dire, va bene, non voglio istanziare i, ma voglio istanziare una classe che implementa i. Come è fatta questa classe? Eccolo qua. Vado a mettere quello che avrei messo, vedete esattamente qui sotto, dentro l'implementazione della classe. Quindi dico che la classe anonima implementa i, ed è quello che sto facendo così, e poi dico il metodo m che è definito dentro i viene implementato in questo modo. Esattamente in questo modo io ho un'interfaccia fissa che mi dice qual è il metodo, immaginiamo il metodo unico che è il caso più semplice, però io vado a definire tante varianti che hanno comportamenti diversi della stessa interfaccia. Allora, ultima domanda. Si può implementare M come un metodo già definito precedentemente? Non so esattamente cosa voglia dire. Io dentro M posso chiamare un altro metodo. M potrebbe essere l'override se la classe di base fosse non un'interfaccia ma una classe vera e propria. Quindi non ho ben capito la domanda. La domanda, ma per una lettura più semplice del codice, non sarebbe più semplice fare una new della classe che implementa i direttamente? Allora, è esattamente quello che vi ho scritto qua sotto. Okay? Non lo chiamo object, ma lo chiamo object 1. Gli riscrivo dentro esattamente la stessa implementazione, così sono esattamente equivalenti. Quindi, queste due scritture sono sostanzialmente equivalenti. Quella che vediamo qua sopra viene tradotta nel compilatore, grosso modo, in quella che vediamo qua sotto. La differenza è che qui devo dichiarare la classe e poi la vado a descrivere e quindi devo dargli un nome, perché quando dichiaro una classe devo dargli un nome, in questo caso invece non ho la necessità di dare un nome. Allora, l'ultima domanda, no, in Java non c'è una scrittura di quel tipo, cioè non posso andare a rinominare un metodo esistente. L'unica cosa che posso fare è fare o un'invocazione di qualcosa che esiste già, però devo avere un oggetto o un metodo statico, oppure posso fare un override utilizzando la stessa signature. Non posso rinominare un metodo, devo esplicitamente fare una chiamata. Allora, ultima domanda, nel caso della classe qui anonima, che in realtà non è più anonima, ma è una finta anonima perché il nome ce l'ha, io la posso riutilizzare, esatto, nel caso invece dell'interfaccia, quella vera anonima, ovviamente non so come si chiama e quindi non la posso riutilizzare. Uso questa notazione qua se effettivamente a me interessa utilizzare quella classe in un unico punto. A questo punto, scusate il gioco di parole, vado a crearvi
una nuova classe, così non ci pasticciamo con gli esempi di prima. Esempi Pareto. E qui andiamo a vedere come e perché è utile utilizzare le classi anonime, soprattutto come si utilizzano di solito. Allora, iniziamo con una classe, diciamo studente, che vogliamo utilizzare per andare a rappresentare dei dati. E poi immaginiamo di voler andare a ordinare, che è un'operazione molto comune in qualunque programma, gli oggetti di questa classe. La definisco qua come static class studente, metto tre attributi. Int matricola string nome e string cognome. E poi vado a chiedere a Eclipse di generare il costruttore che utilizza questi tre. Ok, ve l'ho messa come classe interna, cioè annidata, statica, perché così non andiamo a influenzare altri esempi. Okay, potrebbe essere tranquillamente una classe separata, ve l'ho messa qui così abbiamo tutto sott'occhio nello stesso file. A questo punto immaginiamo di andare a definire una serie di oggetti che mettiamo dentro un array. Quindi abbiamo studente, quadre, classe uguale, e andiamo a mettere con un'inizializzazione statica un po' di studenti. New studente 100, virgola. Mario, virgola, Rossi, new, studente, 101, 110, Giuseppe Bianchi, studente 105, virgola, Filippo, Neri, mettiamo un altro, così ne abbiamo almeno 4. Sette, a questo punto vi ricordate che dentro la classe arrays, che abbiamo già visto in qualche esempio, esiste un metodo sort che è in grado di prendere la classe e stamparla. Scusate, e ordinarla. Io posso andare a fare un system out println prima classe e dopo. Se faccio questo, ho una serie di problemi. Provo ad eseguirlo e vediamo almeno i due problemi che saltano fuori. Allora, primo,
Quando stampo mi esce, scusate, non si vedeva, eccolo qua. Quando stampo mi esce prima e poi mi esce questa rappresentazione. Perché mi esce questa rappresentazione? Perché sostanzialmente questo è il modo standard per rappresentare un oggetto. Quindi, se cerco di stampare con il print, l'oggetto array di studente viene convertito in una stringa chiamando il metodo toString. Il metodo toString dell'array semplicemente mi dà la rappresentazione standard che è definita anche in object, ovvero il nome della classe, chiocciola è un numero unico che è anche il suo hash. Quindi non è quello che io vorrei vedere. Di solito, se voglio andare a stampare il contenuto di un array, quello che posso fare è fare un arrays.toString di classe. Faccio sia qui che sotto. Allora, le due domande. Non posso ridefinire il metodo toString? In questo caso no, perché io sto stampando l'array e l'array è una classe predefinita, quindi il metodo toString dell'array non lo posso ridefinire. Perché L prima del package? Non ho capito la domanda. C'è un import qua su in cima. Ah, ho capito. Allora la domanda, scusate, perché quando abbiamo stampato. Allora, vi riapro la console qua sotto. C'è una quadre L che è un prefisso che mette Java per andare a indicare che quello è un array. Quadra L sta per array di, e poi array di che cosa? Aredità.esempi comp dollaro studente. Quindi questo è il nome dell'elemento, mentre invece quadra L è il nome della classe che è una classe di array di quell'elemento, quindi è una convenzione che viene utilizzata. Okay? A questo punto, avendo messo il toString, non abbiamo più quel problema. L'altro problema che abbiamo è che abbiamo un class CastException. Perché? Perché sostanzialmente stiamo cercando di ordinare che cosa? Degli elementi di tipo studente. Se vi ricordate, abbiamo detto l'ordinamento, qualunque algoritmo utilizziamo, richiede di andare a fare confronte tra coppie di elementi dell'array. Le coppie di elementi verranno confrontate utilizzando il metodo compareTo, che è definito dentro l'interfaccia comparable. Quindi, sostanzialmente, all'interno di qualunque meccanismo di ordinamento ci sarà un cast a comparable. Se andiamo a prendere questa classe, quello che vedete qui non è esattamente il codice della classe, ma è una sua ricostruzione. Vedete che c'è un cast a comparable di un certo elemento, punto compare to un altro elemento. Il punto è che l'elemento che sta in questo array è un oggetto di tipo studente che non implementa l'interfaccia comparable, per cui il risultato è un class CastException. Come facciamo ad evitare questo problema? Beh, molto semplicemente andiamo nel nostro codice, andiamo a dire che studente implements comparable
e implementando Comparable, dobbiamo andare a definire il metodo compareTo. Quindi possiamo chiedere a Eclipse, che ce lo segnala, di aggiungere il metodo non implementato. E quindi Eclipse ci aggiunge l'override del metodo compareTo. E quindi dobbiamo qui andare a decidere un criterio per andare a ordinare i nostri elementi. Diciamo che li ordiniamo in base alla matricola. Quindi this.matricola- other.matricola. Other che cos'è? Beh, sostanzialmente è, ve lo scrivo qua, un cast a studente O. Ovviamente, se cerco di fare un confronto con oggetti di altro tipo, quindi se non è vero che ho instance of studente, allora return zero o meno uno o quello che volete. Segnalo semplicemente un errore. Se cerco di andare a confrontare degli elementi che non sono compatibili e non metto nessun controllo, mi verrà generato un class cast exception. Okay? Mentre sull'equals è buona norma restituire un false perché confrontiamo oggetti di tipo diverso, sul compare to posso anche dire, va bene, se qualcuno mi fa un confronto tra studenti e stringhe, semplicemente segnalo, verrà generata un'eccezione. A questo punto, quello che otteniamo è, andando a eseguire il nostro codice, prima e dopo. Il problema è che abbiamo ancora esempi com studente chiocciola. Perché? Perché a questo punto quello che abbiamo fatto è stampare un array utilizzando questo toString che va a prendere tutti gli elementi dell'array e li stampa uno per uno. Che cosa vuol dire li stampa? Che va a prendere ogni singolo oggetto, chiama il metodo toString e usa quella stringa. Ovviamente il metodo toString non è definito dentro la classe studente, quindi si usa quello che è stato ereditato da object, che ci dà questo risultato qui sotto. Per cui quello che posso fare è andare a fare un override del metodo toString, semplicemente return, ad esempio, matricola più due punti più cognome più virgola più nome. A questo punto, quando verrà chiamato il metodo toString, si utilizzerà questo variante. Qui. A questo punto abbiamo Rossi Mario, Bianchi Giuseppe, Neri, eccetera. E qui sotto li vediamo ordinati in base alla matricola. Domanda direi già risposta. A questo punto abbiamo una serie di oggetti di tipo studente e abbiamo un ordinamento. Come avviene l'ordinamento? Avviene con quello che si chiama l'ordinamento naturale, che usa l'interfaccia Comparable. A questo punto, e se io volessi ordinare gli studenti in ordine allora, il metodo equals è presente in tutti gli oggetti perché è definito dentro la classe object e quindi automaticamente è ereditato. Il metodo compareTo non è presente perché non è definito dentro quella classe, è definito dentro l'interfaccia comparable. Questo perché? Perché non è detto che tutti gli oggetti siano ordinabili. Mentre
ragionevolmente possiamo avere la certezza che, dati due oggetti, io sia comunque sempre in grado di capire se sono uguali oppure no. Vi faccio un esempio. Gli studenti possono essere ordinati in base a tanti criteri, la matricola, il cognome, eccetera. Me li posso inventare io. Se ho, so, i colori, normalmente i colori non li posso ordinare. Potrei ordinarli alfabeticamente, ma ad esempio cambiando lingua cambia l'ordinamento. Quindi non ha molto senso avere un ordinamento di un oggetto che rappresenta un colore. Per cui chi ha pensato alle classi Java ha deciso di mettere l'uguaglianza come una caratteristica che tutti gli oggetti hanno, eventualmente fatta in maniera molto basilare come nel metodo equals di object. Mentre invece il confronto è un qualcosa che io devo andare esplicitamente a definire perché non è detto che tutti gli oggetti siano comunque ordinabili e confrontabili. Quindi un modo per andare a fare l'ordinamento è quello che vediamo qua, utilizzando l'ordinamento naturale. Il punto è, e se io volessi fare un ordinamento di un altro tipo? Invece di fare in ordine crescente di matricola, fare in ordine decrescente, oppure ordinare in base a, il nome. Come faccio? Non lo posso fare, nel senso che l'ordinamento naturale è uno. Quello che è costruito dentro il metodo che vediamo quassù, che è il metodo compareTo. Quindi questo definisce quello che è l'ordinamento naturale degli oggetti studente. Domanda, capita raramente di utilizzare interfacce scritte da noi, quanto piuttosto di fare override di quelle standard. È sicuramente molto più comune andare a implementare interfacce già predefinite facendo un override dei metodi. Noi andiamo a definire delle interfacce se vogliamo andare a costruire una libreria che poi venga utilizzata da altri. Se noi vogliamo andare a implementare un programma molto semplice, è probabile che non andremo mai a definire delle interfacce. Le interfacce sono un meccanismo di riuso che io posso offrire a terzi perché possono interagire col mio sistema. La domanda è: il metodo sort utilizza il metodo compareTo e noi lo ridefiniamo. Esattamente. Il metodo sort al suo interno si aspetta che gli oggetti da ordinare implementino un'interfaccia comparable, quindi offrano il metodo compareTo che poi viene sfruttato per fare il confronto. E noi dentro il metodo compareTo abbiamo messo un criterio, abbiamo scritto il codice che realizza un criterio di confronto. Se noi vogliamo fare un ordinamento alfabetico, basta ridefinire il metodo compareTo, sì, ma se io volessi avere non solo l'ordinamento per matricola, ma anche contemporaneamente nello stesso programma l'ordinamento alfabetico, a questo punto il metodo o fa l'ordinamento per matricola o fa l'ordinamento per nome. E quindi non ho all'interno di un unico programma più di un ordinamento naturale. Posso sicuramente cambiarlo, ma se ne voglio più di uno, non riesco a farlo. La risposta è, allora, il commento in chat è corretto, usiamo quello che è un pattern che si chiama strategy, che nel caso specifico prevede che il metodo sort possa avere un secondo parametro che è per l'appunto la strategia con cui andare a fare il confronto. La strategia viene implementata tramite oggetti che implementano l'interfaccia comparator. Quindi il comparatore è un oggetto esterno a cui deleghiamo il confronto. Quindi le modalità sono due. O utilizziamo questa versione che vediamo scritta qua, di sort che sfrutta
una proprietà degli oggetti, ovvero implementare l'interfaccia comparable e fornire il metodo compareTo, oppure andiamo a definire, a passare esplicitamente la strategia. La strategia è un oggetto che implementa l'interfaccia comparetto. Quindi ecco l'uso delle nostre classi anonime, quindi new comparetto, aperta e chiusa tonda, e poi public int compare object a object. Allora sì, quello precedente è sì, il common behavior, in realtà non è esattamente un pattern, nel senso che nelle slide io vi ho messo il bollino, il disegno di Escher per i pattern che sono definiti nel libro della Gang of Four. Common behavior non è esattamente un pattern, è più diciamo, un idioma. L'ho chiamato io common behavior per dargli un nome che sia chiaro, però non è uno dei pattern ufficiali della Gang of Four. No, esattamente è quello che abbiamo chiamato common behavior. Quindi qui dentro che cosa andiamo a fare? Andiamo a confrontare i due oggetti. Essendo un'interfaccia generica, i parametri sono di tipo object. Sarebbe bello averli di tipo studente. In realtà possiamo anche farlo con una caratteristica in più, che sono i tipi generici che descriveremo tra poco in una delle prossime lezioni. Per il momento limitiamoci a utilizzare la sintassi che già conosciamo e quindi questa è la sintassi che noi possiamo utilizzare. Quindi dobbiamo fare un cast, un downcast a studente, quindi studente a punto cognome punto compareTo. Studente B punto cognome. Ve l'ho scritto in maniera molto compatta, ovviamente possiamo anche scriverlo in maniera usare due variabili locali per scriverlo in maniera un po' più leggibile. Allora, in realtà il metodo è definito per una classe, per degli array di object, quindi non me lo lascia fare. Sicuramente dobbiamo fare un import. Ok, scusate, mancava l'import per cui non mi riconosceva il tutto. C'è anche un warning che io vado a eliminarvi. In una delle prossime lezioni vedremo. Che cosa significa? Quindi abbiamo detto, abbiamo un array, abbiamo l'oggetto comparator che andiamo a creare qui con questa classe interna anonima e quindi possiamo fare un confronto in termini di cognome. Allora, sì, locale e globale sono due termini non perfettamente corretti, però il senso è quello.
all'interno della classe studente abbiamo messo il metodo compare to, e quindi quello è disponibile a tutti quelli che vogliono utilizzarlo, è insito o implicito dentro la classe studente, mentre invece questo comparatore è disponibile soltanto in questo punto. E quindi è veramente, sì, in un contesto locale, soltanto qui. Se fosse stato un array di int, come qualunque tipo primitivo, non sarebbe stato necessario fare un override, perché gli int sono confrontati direttamente e tendenzialmente non posso andare a definire un comparatore. Domanda: come faccio a sapere che il metodo sort utilizzerà il comparator e non il metodo compareTo? Perché la variante del metodo sort, quella che ha due parametri, usa il comparator, mentre invece quella con un unico parametro utilizza il compareTo. Quindi la convenzione è quella. Se passo il comparatore viene utilizzato quello e non il compareTo. Altro dettaglio: questo compareTo che vediamo scritto qui è il compare to applicato all'oggetto cognome, quindi è il compare to definito dentro stringer. Quindi dentro la classe string ci sarà un metodo compare to che permette di confrontare le stringhe. Ed è quello che viene invocato in quel contesto. Se fosse stato un array di char, i caratteri sono sostanzialmente di tipi primitivi, quindi non cambia nulla. Se fosse stato invece un array di stringhe, avrei potuto utilizzare un comparatore di stringhe e quindi fare un confronto tra stringhe. Per cui, qualunque classe io voglia andare a ordinare, posso fornire un comparatore che definisca un nuovo criterio di ordinamento. A questo punto, se andiamo a vedere, allora, il compare to che vediamo qui evidenziato, non è quello che abbiamo definito sopra, perché vedete, questo metodo compare to è chiamato su cognome, che è una stringa. Quindi questo compare to, compare anche qui, è Java, lang string compare to. Quindi è quello definito dentro le stringhe. Se fosse stato un array di string, allora, se io faccio un sort di un array di stringhe e utilizzo la prima variante, quindi quella semplicemente con un array, vengono ordinate le stringhe secondo l'ordinamento naturale delle stringhe, quindi quello lessicografico che utilizza i caratteri. Se io volessi ordinare delle stringhe in base a qualche altro criterio, allora dovrei fornire un comparatore. Le stringhe già implementano l'interfaccia comparable, infatti hanno un metodo compareTo. Allora, questo è quindi, vi stampo il risultato così vediamo anche di non aver fatto errori. Eccolo qua, scusate, mi era scomparso. Vedete che il primo è nell'elenco dell'ordine originale, il secondo è in base a quelle che sono le matricole, e il terzo invece è in base al cognome. Quindi bianchi, neri, rossi e verdi. Allora, quindi, riepilogando, questa prima variante del metodo sort,
si basa su quello che è l'ordinamento naturale, quindi utilizza comparable. Comparable al metodo compareTo, che è quello che abbiamo definito qua sopra dentro la classe studente. Quindi se io chiamo il metodo sort con un unico parametro, ovvero l'array di oggetti da ordinare, l'algoritmo andrà a utilizzare il metodo compareTo, che è quello che abbiamo definito qua. L'abbiamo visto prima nel codice. C'è un cast a comparable e poi, una volta che ho fatto il cast a comparable, posso chiamare il metodo compareTo e gli passo l'altro oggetto da confrontare. Se invece utilizzo sort che ha il primo parametro che è un array e passo un secondo parametro, questo secondo parametro deve essere un comparatore e quindi a questo punto l'algoritmo, invece di fare il cast a comparable, quando deve fare il confronto tra due elementi, utilizza il comparatore chiamando il suo metodo compare, scusate, e gli passa i due oggetti da confrontare. Quindi il secondo parametro della sort, del metodo sort, quando lo passiamo, deve essere sempre un oggetto che implementa l'interfaccia comparable. Quello che normalmente si fa, come in questo caso, è di andare a utilizzare una classe interna anonima. Perché? Perché molto spesso i criteri di ordinamento cambiano di volta in volta in base alle necessità. È ovvio che io potrei anche andare a definire una classe comparatore di studenti separatamente, istanziarla e utilizzarla. Però questa scrittura è un pochettino più compatta. Quindi nel secondo caso, sostanzialmente sì, l'algoritmo di ordinamento ignora il fatto che la classe implementi o meno comparable e usa questo confronto. Quindi questo ordinamento qua ordina esclusivamente per cognome. C'è scritto così. Prendiamo i cognomi, li confrontiamo e quello è il criterio di ordinamento. Il metodo ovviamente deve chiamarsi compare perché dentro l'interfaccia comparator, guardate, ve la apro. L'interfaccia comparator, vabbè, c'era in una delle slide. L'interfaccia comparator è un'interfaccia che ha un unico metodo che si chiama compare, che restituisce un int e accetta due parametri. Quindi, per forza, implementando l'interfaccia, devo andare a definire un metodo che è quello definito dentro l'interfaccia. Se io volessi andare a fare un ordinamento un po' più sofisticato, ad esempio, ordinare non soltanto in base a nome, non soltanto in base al cognome, ma anche al cognome e poi al nome, quello che potrei fare è andare a definire un altro comparatore in cui, fatemelo scrivere in maniera un po' più lunga, così è più facile poi da casa studente di A. Secondo uguale casta studente di B, poi allora io potevo ridefinire il metodo compareTo. Il punto è che, come dicevo prima, io voglio avere più ordinamenti contemporanei e quindi voglio mantenere l'ordinamento naturale per matricola e in più, quando mi serve, ordinare in base al cognome o in base a qualunque altro criterio. A questo punto, dovendo ordinare per cognome e per nome, cosa posso fare? Devo innanzitutto andare a fare un confronto tra i cognomi. Se i cognomi sono diversi, so già chi viene prima e chi viene dopo. Se i cognomi invece sono uguali, allora passo a confrontare i nomi. Quindi int confronto nomi, scusate, no, confronto cognomi prima, perché si odia prima per il cognome, uguale a a.primo punto
cognome.compareTo secondo.cognome. A questo punto, se il confronto cognomi è diverso da 0, cioè il primo è più piccolo o più grande del secondo, allora semplicemente faccio un return di confronto cognomi. Altrimenti andrò a fare un return di primo punto nome compare tu secondo punto nome. Quindi confronto i cognomi usando il compare tu delle stringhe. Se il confronto mi dà un risultato che è diverso da 0, quindi non sono uguali, restituisco questo confronto perché so già che un cognome viene prima dell'altro. Altrimenti restituisco il confronto tra i nomi. Ultima domanda che vedo sulla chat: avremmo potuto costruire un oggetto compareto x uguale new compareto eccetera eccetera e poi passarlo? Sicuramente comparatore alfabetico compareto comparatore alfabetico uguale new compareto. Okay, quindi posso utilizzare ovviamente quando creo una classe interna anonima, il risultato è un riferimento. Il riferimento lo posso passare direttamente a un metodo come abbiamo visto prima, oppure lo posso memorizzare in una variabile e poi utilizzarlo. Ovviamente in questo caso la variabile a questo punto è disponibile, quindi volendo potrei riutilizzare quel comparatore in più contesti. Potrei addirittura memorizzarlo in un attributo statico e avercelo lì a disposizione ogni volta che voglio fare un ordinamento alfabetico. A questo punto vi lascio come esercizio estendere questo comparatore in modo che nel caso di omonimia, esercizio, estendere il comparatore in modo che in caso di omonimia, ovvero quando abbiamo sia nome che cognome uguali, l'ordinamento segua le matricole. Quindi, in caso di omonimi, venga messo prima chi ha la matricola più piccola. E ovviamente, una volta che avete, nomi, cognomi e matricole uguali, avete un errore nel sistema perché non dovremmo poter assegnare matricole uguali a studenti diversi. Ma a parte gli scherzi, quando io ho due oggetti che sono identici, quindi il metodo compareTo oppure il metodo compare, cioè restituiscono 0, non vengono scambiati. In funzione del tipo di algoritmo di ordinamento, l'ordine che avevano inizialmente nell'array resta tale e quale. Di solito si parla di algoritmi di ordinamento stabili, se oggetti che hanno la stessa posizione, potenzialmente la stessa posizione, restano nello stesso ordine in cui erano nell'array di partenza. Normalmente tutti gli algoritmi utilizzati, implementati in Java sono algoritmi stabili. Domanda. Sì,
Se avessi necessità di riordinare i dati per cognome, ma non l'avessi memorizzato in una variabile, come ad esempio ho fatto con questo comparatore alfabetico, sì, dovrei riscrivere sostanzialmente il codice. Per questo può essere utile avere degli oggetti già pronti nel caso in cui io debba riutilizzare in più punti del mio programma lo stesso criterio di ordinamento. A questo punto vi propongo un'ulteriore estensione del nostro esercizio. Immaginiamo di andare a definire un metodo statico che costruisce un comparatore. Come fa a costruire un comparatore? Confronta in base a. E per fare il confronto, cosa vorremmo poter scrivere? Noi vorremmo poter scrivere un new, scusatemi, fatemelo scrivere così, return new comparator aperta e chiusa tonda, public int compare. Object A, Object B dentro vorrei avere un meccanismo che mi permetta automaticamente di andare a prendere l'oggetto A, l'oggetto B, estrarre lo stesso attributo, diciamo così. E poi confrontare quell'attributo, immaginando che quell'attributo sia ovviamente in qualche modo confrontabile, ad esempio sia una stringa o comunque un oggetto che ha un ordinamento naturale. Per fare questo, io vado a definire una interfaccia, interface, che chiamo estrai attributo. Che sostanzialmente ha un metodo estrai che riceve un object O e restituisce un oggetto comparable. E quindi qui dentro vorrei avere un invece di estrae attributo, chiamiamolo estrattore di attributo. Quindi qui passo un estrattore di attributo che chiamo estrattore. A questo punto che cosa faccio? Io ho un comparable attributo A uguale estrattore punto estrai poi ho un attributo B che è comparable anche lui e poi faccio un return attributo A punto compare to attributo B.
A questo punto, immaginiamo di la rinomino con la E maiuscola, visto che vado a definire un mio estrattore di attributo che chiamo estrai cognome uguale new estrattore di attributo, aperta chiusa tonda, aperta graffa, e vado a mettere il metodo public comparable estrai object e ad esempio vado a fare un return di cast studente dell'oggetto o punto cognome. Quindi, ad esempio, stringa cognome è uguale a classe di 0, prendo uno studente e chiamo il metodo estrai cognome punto estrai a cui passo classe di 0, scusate. È un comparable. Allora, esattamente, io posso fare questo non perché studente implementa comparable, ma perché cognome, che è una stringa, implementa comparable. Quindi qui, se volete, nascosto c'è un upcast da stringa, che è il cognome, a comparable. Quello che passo qui è lo studente. E quindi faccio il cast da object a studente perché so che questo oggetto che mi viene passato qua è uno studente. A questo punto io posso fare, ad esempio, cognome.compareTo abaco, e quindi ho il risultato del confronto tra il cognome e una stringa di riferimento. Giusto per farvi vedere come funziona. A questo punto io posso avere un comparator per cognome uguale confronta in base a estrai cognome. E quindi posso fare arrays.sort classe virgola per cognome. Allora, comparable è l'interfaccia, ma non è dentro l'interfaccia compareto, è un'interfaccia semplice. Il metodo
estrai, restituisce un oggetto che deve implementare un'interfaccia comparable. Oppure, scrivendo il tutto in maniera più compatta, senza le variabili di mezzo, potrei fare arrays.sort classe, virgola, confronta in base a, new, estrattore di attributo, quindi sort classe, confronta in base a, new estrattore di attributo e poi gli vado a mettere come viene estratto l'attributo. Allora, il confronto qui è giusto, era per farvi vedere come posso utilizzare l'interfaccia, ovviamente non è il modo più semplice di farlo, okay? Era per farvi vedere il significato di questa interfaccia e come può essere utilizzata. Quindi vedete che io posso andare a utilizzare un metodo che mi costruisce un oggetto con Pareto. La classe di quel metodo è un'interfaccia, una classe astratta, scusate, una classe anonima, ma una volta che ho l'oggetto lo posso utilizzare per andare a fare varie operazioni. In realtà questo metodo che io ho chiamato confronta in base a è un metodo che già esiste come metodo statico all'interno dell'interfaccia con Pareto, per cui io posso andare a fare classe compareto punto comparing e qui devo andare a passare quello che è un estrattore di chiave. Quindi new, uso un'interfaccia che si chiama function. Che devo importare e per la quale mi faccio aggiungere il metodo non implementato che sostanzialmente fa esattamente la stessa cosa che facevo prima. Quindi il metodo comparing dentro, definito come metodo statico dentro l'interfaccia comparator fa esattamente quello che fa il nostro metodo confronta in base e usa un'interfaccia predefinita che si chiama function, a cui ho accennato in una delle ultime lezioni registrate. Ho dimenticato una tonda. Okay. Era giusto per vedere come io ho la possibilità di avere una serie di metodi che mi creano questi oggetti di tipo strategy che io poi posso utilizzare in maniera molto molto semplice. A questo punto,
Questo tipo di scrittura è estremamente lunga e complessa. In una delle ultime lezioni io vi ho parlato di funzioni lambda, ovvero un modo molto più compatto di andare a descrivere quelle che sono delle classi interne anonime. Quindi, tornando su, questa scrittura qua, usando delle funzioni lambda, la posso scrivere in maniera molto più compatta, così. Non devo fare un new comparator, perché la lambda di fatto crea un oggetto che implementa l'interfaccia che è attesa lì, ma semplicemente devo andare a mettere i parametri e poi la freccia che mi dice che cosa devo andare a restituire. La scrittura, le due scritture, questa qui sopra e questa qui sotto, sono sostanzialmente equivalenti. Il compilatore genera del codice che è leggermente diverso. Ci sono veramente differenze di nomi, perché per le lambda usa dei nomi leggermente diversi rispetto alle classi interne anonime. Come abbiamo scritto sopra, ma sostanzialmente è veramente molto molto simile. Per cui è molto più compatto. E ovviamente la stessa cosa la possiamo fare sotto. Tornando all'ultima scrittura che abbiamo visto, quindi oppure usando i metodi già definiti in comparator, ho questo. Quello che posso fare è riscrivere questo utilizzando una lambda. Comparator comparing, e qui vado a mettere o freccia casta studente di cognome. E ho dimenticato una tonda qua. Meglio, se io dentro la mia classe studente che abbiamo quassù avessi un metodo public string get cognome return cognome, io qui posso scrivere o oppure object o, in realtà dipende, è in grado di fare l'inferenza lui in automatico. Quello che posso scrivere qua è
invece di fare compare, ma semplicemente andare a dire studente due punti, get cognome. Che è ancora più compatto. La struttura della lambda function è esattamente quella. Io ho in questo caso uno, ma nel caso che abbiamo visto sopra ne avevamo un paio. Eccolo qua. Ho i parametri. In realtà io potrei anche omettere il tipo perché tanto il compilatore è in grado di inferire tranquillamente qual è il tipo. Li metto se voglio andare a forzare un certo tipo, ma sostanzialmente molto spesso non è necessario. Quindi i parametri, la freccia che rappresenta la lambda e poi un'espressione che mi dice il risultato. Le lambda possono essere utilizzate esclusivamente con interfacce funzionali, perché ovviamente la freccia è unica e quindi c'è un unico metodo. In realtà, a rigore, non solo con le interfacce funzionali, anche se quello è l'utilizzo più ovvio. Se io ho anche una classe, per dire una classe astratta, che ha un unico metodo astratto, ecco, posso utilizzare la lambda per implementare quella, per estendere quella classe perché c'è un unico metodo. Quindi quando io devo fare l'override di un solo metodo, allora posso utilizzare una lambda. Per far funzionare comparing ho dovuto implementare Java util compareto e poi Java util function. Perché comparing si aspetta una function. Function è un'altra interfaccia funzionale di quelle predefinite a cui ho accennato velocemente durante una delle ultime lezioni, che sostanzialmente riceve un parametro e restituisce un altro valore. A questo punto, le classi interne anonime sono a volte comode, ma un po' prolisse in termini di scrittura del codice, ma se invece di andare a definire le classi interne anonime andiamo a utilizzare delle lambda, ecco che vediamo come la compattezza delle espressioni che utilizziamo è significativa. L'import non lo ha fatto Eclipse in automatico, ma in generale, vi torno un attimo indietro, se non c'è questo import che io cancello un attimo, ci ritroviamo qua giù un errore e mi dice che non sa esattamente cosa sia. Per cui se io vado su function che so che non ho importato, tra le varie opzioni che mi vengono date è che io posso andare a fare un import. Attenzione che i suggerimenti che vi dà Eclipse non sono sempre nell'ordine giusto. Per cui il primo import è una classe function che sta dentro coms, apache, eccetera, eccetera, che non c'entra niente con la function che ci interessa e non c'entra niente con il comparator. Quello giusto è il secondo, l'interfaccia function che si trova nel package java-util.function. Quindi andando a selezionare il secondo, automaticamente in cima mi mette l'import. Quindi in generale, quando c'è viene segnalato un errore, è probabile che manchi un import. O avete fatto un errore veramente voi, oppure se state utilizzando classi o interfacce che non sono nel package, è probabile che manchi un qualche import e quindi potete chiedere a Eclipse di farlo. Eclipse vi dice tutte le classi e interfacce che sono compatibili con quel nome e voi dovete andare a scegliere quello che
effettivamente è giusto. Allora, domanda, ci sono delle differenze quando andiamo a utilizzare una lambda oppure la dichiarazione tradizionale? Allora, sì, ci sono delle leggere differenze, nel senso che è più limitato l'uso delle lambda. Ad esempio, io qui dentro la mia... il biometodo apply posso utilizzare delle variabili locali, eventualmente anche delle variabili che hanno lo stesso nome di variabili che stanno già sopra. Quindi io potrei anche utilizzare un int per cognome uguale a 1. Dentro le lambda io non lo posso fare perché le lambda hanno una visibilità un po' meno limitata o separata rispetto al codice. Inoltre, il codice che viene generato, come accennavo prima, è leggermente differente, ma diciamo che nel 99% dei casi non c'è alcuna differenza in termini di quello che viene generato e di come si comporta tra dichiarare una classe interna anonima in maniera così esplicita oppure andare a utilizzare una lambda. Tenete presente che io quando dichiaro una lambda spesso vado a mettere un semplice espressione, come in questo caso. Però potrei mettere una coppia di graffe e scrivere del codice che è magari molto complesso. Quindi, in generale, il grosso vantaggio delle lambda è dato dalla compattezza. Suppress warning allora, è una direttiva che è data al compilatore per evitare che ci subissi di warning per usi che non sono perfettamente corretti o che possono essere potenzialmente problematici. L'ho messo per evitare di avere tutto sottolineato in giallo, perché il codice che abbiamo scritto in realtà, pur essendo in sé corretto, non è allineato a quello che dovrebbe essere il codice ideale, perché non abbiamo utilizzato una caratteristica del linguaggio Java che sono i tipi generici, che sarà oggetto di una delle prossime, lezioni, ovviamente, come potete facilmente intuire. Sì, mi dà dei warning perché ne ho messo soltanto uno e non me ne ho messo l'altro. Allora, ad esempio, il warning che mi dà qui è un warning relativo al fatto che questa variabile non è utilizzata. Il suppress warning solitamente serve per andare a sopprimere alcuni tipi di warning, no? Non tutti i warning, altrimenti sarebbe troppo nasconderebbe tanti problemi che potenzialmente invece potrebbe essere utile notare. Quindi suppress warning funziona semplicemente per un certo tipo di warning. Ok, a questo punto il mio obiettivo di oggi era quello di darvi una panoramica facendo vedere alcuni esempi pratici col codice. Di come posso utilizzare le classi interne anonime, soprattutto nel contesto di quelli che sono alcuni patterns tipici, le strategy è quello principale, e come posso sfruttare la sintassi relativamente nuova, cioè quella introdotta a partire da Java 8, per andare a scrivere delle classi interne anonime in maniera molto più compatta, utilizzando delle funzioni lambda oppure dei method reference. Ok?
A questo punto chiuderei la lezione per oggi, a meno che voi abbiate altre domande. Ultima domanda in chat: saranno caricate altre lezioni per mercoledì? Allora, il mio obiettivo entro mercoledì è di farvi una piccola panoramica di come funzionano i test e di vedere in pratica come li possiamo utilizzare. Quindi ci sarà sostanzialmente un'altra lezione relativa ai test. Poi successivamente vi metterò una serie di altre lezioni su quelli che sono i tipi generici, su quelle che sono le collezioni, ma l'unica lezione, tutto sommato abbastanza breve perché è abbastanza compatta, è quella relativa ai test. Comunque, mercoledì riprenderemo i test e li vedremo da un punto di vista pratico. Quindi, se volete, per la lezione di mercoledì non è neanche strettamente necessario vedere prima la lezione sui test, perché vedremo l'approccio pratico e poi ovviamente è utile conoscere i concetti che stanno dietro, ma l'approccio che vorrei avere nella lezione di mercoledì è quello di vedere come possiamo utilizzare i test e soprattutto come potete voi utilizzarli e leggere quelli che sono i risultati. Allora, domanda, la lambda più in alto, faccio scorrere, era questa qua, immagino, questa lambda qui. Intanto, scusate, c'è un errore da qualche parte. Ok, scusate, così ho il codice corretto, vi posso fare il... Il commit, questa forse era la lambda che stava più in alto. Mi ha aperto tutti. Punto faccio team commit lezione del oggi è il 6 aprile 2020. Ok, il commit è stato eseguito, quindi avete tutto il codice a disposizione. Domanda se il codice di errore non si può fare il commit. Allora no, io teoricamente posso fare il commit di qualunque schifezza ho scritto, però come buona norma non si fa un commit di codice che contenga degli errori o codice che non superi i test. Tenete conto che ci torneremo poi parlando di quelli che sono i sistemi di configurazione, di gestione delle configurazioni, ma i vostri repository per il momento sono vostri privati, li utilizzate soltanto voi. In un contesto lavorativo i repository sono utilizzati da più persone, quindi se io faccio un commit di codice errato, automaticamente tutti gli altri che hanno quel repository si ritrovano del codice con degli errori. E quindi siamo in isolamento, ma se lavorassero nello stesso luogo mi tirerebbero qualcosa in testa. L'approccio è esattamente quello. Si cerca di mantenere in locale il codice finché non è un codice corretto. Una volta che è corretto, allora lo metto a disposizione, lo condivido e lo metto a disposizione di tutti. Non so quanti di voi condividano appartamenti o altre cose in un collegio, in altro contesto, ma non è che io prendo qualunque cosa mia di cibo e la butto nel frigorifero che condiviso con altre 10 persone. Ragionevolmente lo impacchetto, lo chiudo,
lo metto in un contenitore e quando è a posto, allora lo metto nello spazio condiviso. Altrimenti c'è un problema di convivenza e di andare a sporcare lo spazio degli altri. E comunque torneremo su questi argomenti relativi al controllo delle versioni un po' più avanti. Per il momento voi sapete utilizzare Subversion nella sua versione base-base, cioè salvare nuove versioni. Vedremo che in realtà è uno strumento un po' più ampio, ma ne parleremo più avanti quando affronteremo questo argomento. Bene, a questo punto direi che possiamo considerare chiusa la lezione odierna. Vi metto un'altra lezione a breve, direi domani in mattinata, probabilmente su i test in Java, in particolare sul framework che si chiama JUnit, e noi ci rivediamo mercoledì. Buona giornata e arrivederci, a presto.